registriamo di nuovo la salita, ma fino in cima. Già che tanto devo andare a prendere la roba. Ci abbassano due fornaci. È finita pure Nida Vellir, eppure Nida Vellir ho fatto pagare. Ottimo. Sì. Due fornaci bastano, sì, solo ci vuole di più. No dai, faccio. Il discorso è sempre quanto ci sei. Non ho fatto super cagare né. 176 punti per sei arrivato secondo. Fumo in diretto 200, io ho fatto 150 e sono. Fumo in diretto sì, è stato inarrivabile già da già credo, metà partita. Capito, credo come funziona il gioco. Chi si sta menate? Fumo in diretto chi è? Chi è di voi? Sta. Non è qui. Ah, non è, ok. Oddio, poi mi devi spiegare anche Dungeon Pets, amore, perché non mi... C'è Dungeon Pets su BGA? Sì, sì. Ti prego, ti prego. Ti invito. È bellissimo. Vorrei vedere che... Guarda, giusto l'altra volta mi ha ricordato Facebook la partita che abbiamo fatto dal vivo, tipo, non so... Scusate, la pira funebre è utile? Il mega falò? Da su si vede, quindi gli può dare le indicazioni di dove è la guarda, base. Se vede pure se accendete il fuoco. No, nel senso lo sposto da lì. Se cioè, se vede pure una torcia da sopra. No, se lo sposti non credo che gli cambia un cazzo. Ma lo può pure togliere. No, lo lascio perché è figo. Ok. No, Dungeon Pets. Yes. Allora, avevi già la risposta alla tua domanda. No, no, nel senso se serviva qualcosa per asciugarsi, per che cazzo. In breve no, sei il Dungeon Master. Ok, tutte, ci sono tre forge, tre smelter e tre cose. E devi crearti i mostri da mandare nei dungeon a fare paladini. No, Dungeon Pets è troppo forte. E allora poi faccio una crea un'altra video di Hiroshima. Mamma mia, sto scale a 45 gradi. Byte, andiamo alla Byte a vedere i lavori. È qua che non mi convince perché è molto stretto. Come casca qui? Io c'ho tre robo. Qua ci le. Non le metti. Metto appoggio. Dammi, dammi, sta qua, sta qua. Aspetta, rispetto qua. Pure qui è abbastanza strettino. Aspetta qua magari riesco a. Thank you. Tanto sono in base che devo pulire. Devo iniziare a piantare le rape. Ti faccio bravo i rap. Let's